deciso di partecipare a questo presidio perché la dirigenza della sanità pubblica deve dare la possibilità ai lavoratori di lavorare nel modo migliore per garantire una sanità corretta a tutti i cittadini. Siamo sottopagati, sottonumerati. Abbiamo apparecchiature e strutture vecchie. La risposta è sempre: non ci sono soldi. Se non ci sono soldi per me, non ci sono soldi per il cittadino. 2 ore di sciopero questa mattina dalle 8 alle 10 da parte dei lavoratori della SST di Lecco. Perché? In 10 anni la sanità nazionale è stata tagliata di 37 miliardi di euro. Qui ci sono lavoratori, ma maggiormente ci rivolgiamo alla cittadinanza di Lecco, perché la sanità è pubblica e deve essere sempre pubblica per tutti, visto che pagano le tasse. I lavoratori sono esausti, taglio del costo del personale, carichi di lavoro eccessivi. Se sono qui in tanti oggi è proprio per dire basta a questo sistema, e noi siamo con loro. Questo sciopero è fondamentalmente per 2 grossi obiettivi, la difesa della sanità pubblica in questo paese, la difesa dei diritti dei lavoratori che fanno sanità pubblica, ma anche la difesa dei cittadini che ogni giorno si recano presso questa azienda ospedaliera e vogliono e pretendono un servizio di qualità. Per fare questo bisogna partire dalla valorizzazione del personale. Qui oggi abbiamo tanti dipendenti che stanno manifestando, al di là dei numeri credo che la presenza e tutto quello che abbiamo fatto questa mattina sia molto importante, perché i lavoratori sono stanchi, sono stufi e chiedono una risposta da questa direzione, ma non solo dalla direzione dell'azienda ospedaliera, anche un impegno da parte della Regione Lombardia a risolvere i problemi della sanità pubblica in Lombardia e a Lecco in particolare. Deve essere un impegno da parte dell'azienda cercare di assumere principalmente quindi infermieri, tecnici e tutto quello che è necessario per far sì che comunque si abbia un'assistenza per tutta la popolazione, ovviamente di qualità per tutti.